La seconda vittoria dell'anno, poi si guarda avanti. Complimenti ancora alla Terugia di Matera, complimenti comunque a tutte le squadre della Final Four, come vi ha detto Alessandro Forti, hanno espresso tutto. Entra nella storia della pallavolo femminile la Terugia di Matera, conquistando per il terzo anno consecutivo lo scudetto tricolore. Solo la mitica Teodora di Benelli e Bernardi ha saputo fare meglio. Scudetto doveva essere nelle previsioni e scudetto è stato. Come era nelle previsioni, a contendere la coccarda tricolore a Perone e compagni è stata l'Isola Verde Modena degli ex Barbieri e Perez del Solaio. Al termine di una stagione dominata in lungo e in largo, le Lucane si sono imposte nella serie finale in tre sole partite, un 3-0 e 2-3-1, ultimo della serie in un palazzetto di Via delle Nazioni Unite, pieno in ogni ordine di posto con 3.000 bandierine, con in mezzo il tricolore numero 3. Anche nel match decisivo le materane non si sono fatte prendere dall'emozione, al cospetto di un avversario che, pur non avendo nulla da perdere, non ha espresso un volo incisivo, capace di mettere in difficoltà le campionesse solo con la grande Gabi Perez del Solar, capace di mettere giù palloni, a martellare la difesa con le sue battute al salto. Ed infatti, solo sui servizi al salto della peruviana, della Miskova e della Versing, apparsa molto al di sotto delle sue possibilità, le materane sono apparse in qualche difficoltà, conquistando in 4-7, parziali 15-11, 11-15 e ultimi due giochi conclusi in 15-9, la gara che pone fine alla stagione 93-94, esaltante ma con l'unica macchia della sconfitta in Coppa Campioni. Guidate come al solito da un'immensa fissa, anche in gara 3 devastante, tutte le altre si sono espresse al meglio e tranne un calo di tensione nel terzo gioco, mai la squadra di Gione Barbieri è apparsa avere in pugno il match. Ottima la partita anche della Marasi, che è scesa in campo con un dito fuori posto, pur di non mancare alla partita dello scudetto. 10 e lode a tutti, giocatrici sempre al top della condizione, e non è stato facile in una stagione zeppa di impegni, al tecnico Massimo Barbolini, alla sua prima esperienza in campo femminile, terminata con 3 successi su 4. Al pubblico di Fede Biancoverde, sempre vicino alle sue beniamine. Molto meno invece a qualche dirigente, a cui un corso di buone maniere e di rispetto verso chi sta facendo il proprio lavoro non guasterebbe di sicuro. Allora, Nada, è il tuo secondo scudetto. 3 anni fa abbiamo fatto la stessa intervista a Perugia. Credevi di portare a casa dopo 3 anni, 3 tricolori di seguito? Ah no, questo era proprio non era nelle previsioni, tre anni, 3 scudetti era impensabile. Quest'anno forse era già dall'inizio, lo sentivamo che quest'anno potevamo vincerlo, ci abbiamo creduto sempre e non è stato facile, abbiamo avuto dei momenti difficili, soprattutto dopo la Coppa Campioni, dopo la sconfitta con l'Urologica, abbiamo avuto dei momenti difficili, però abbiamo reagito benissimo, abbiamo tenuto la squadra sempre nel miglior modo possibile anche per quanto riguarda la questione mentale e psicologica. Ci siamo riuniti al centro del campo con tutta la famiglia Barbolini al completo. Allora Massimo, sei arrivato a Matera con un po' di scetticismo, era il primo anno che tu ti buttavi nella femminile, eppure al primo tentativo hai portato a casa lo scudetto. Sì, ovvio, scetticismo è più che normale, perché quando viene un allenatore nuovo si aspetta sempre. Quest'anno abbiamo vinto tre appuntamenti importantissimi, per cui sono super soddisfatto. Allora Gabi, hai ricevuto i complimenti di Consuelo Mangifesta, sei stata veramente l'unica del Modena che ha creduto fino in fondo di poter arrivare in gara 4. Beh, il complimento, perché dopo la partita, anche se noi abbiamo perso, rimane una bella amicizia. Come ho detto prima, è brutto perdere così, perché quando perdi sapendo che puoi vincere è più brutto ancora. Però faccio complimenti a loro e speriamo il prossimo anno con questa esperienza giocare ancora un po' meglio. Allora Giorgio Barbieri, a Matera avevi vinto gli ultimi 2 scudetti, a Matera hai perso gara 3, però un Modena che ha dimostrato di essere una bella squadra. Ma ha dimostrato che può diventare una bella squadra, perché abbiamo perso, a mio avviso, commettendo errori che non dovevamo commettere, cioè potevamo metterli ancora più in difficoltà oggi, però insomma abbiamo perso perché di fronte c'è una squadra che sa approfittare benissimo di tutte le situazioni favorevoli che si presentano, per noi non è stata così. La pallavolo
Ad Amatera si è confermata squadra leader della pallavolo femminile italiana. La conquista del terzo scudetto consecutivo con il 3-1 al Modena nella terza gara di finale ieri sera ribadisce i grandi meriti di una formazione che si era già imposta nella Supercoppa Europea a Berlino, nella Coppa Italia a Roma e che solo per un soffio aveva perduto la Coppa Campioni a Zagabria. Quest'anno quando ho accettato di venire a allenare Matera sapevo che era una grandissima sfida perché aveva vinto tutto e bisognava continuare a vincere tutto. Direi che ci siamo comportati molto bene perché abbiamo perso solo una partita contro la squadra più forte, una delle squadre più forti del mondo. Tra l'altro io insisto, giocando la partita migliore che abbiamo fatto tutto l'anno, abbiamo dominato il campionato, penso tra campionato e Coppa Italia le ragazze